Eseguita dalla Polizia di Stato, si è ordinanza di custodia cautelare in carcere a vario titolo per associazione sovversiva, istigazione a delinquere, detenzione, fabbricazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi. Sei anarchici insurrezionalisti sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Torino nelle prime ore della mattinata. Si tratta dei leader storici del centro sociale asilo di Via Alessandria, che sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scorsi dal GIP di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica, gruppo antiterrorismo. Una settima persona, componente del sodalizio, è ricercata. Sono stati accertati ben 21 attentati con finalità eversive consumati in numerose città italiane. A due degli indagati è stata attribuita altresì la responsabilità diretta in concorso con altre persone, al momento non identificate, del collocamento in due distinti episodi di ordigni esplosivi davanti ad apparecchiature ATM di altrettanti uffici postali di Torino, il 30 aprile e il 9 giugno 2016. Le indagini condotte a partire dal 2018 dalla Digos di Torino e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, anche con il supporto del Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno, della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno consentito di dimostrare la sussistenza di un'associazione stabile, duratura nel tempo, con ripartizione di compiti, munita di basi logistiche e mezzi che ha portato a termine numerose azioni violente in danno di diversi centri per le migrazioni e il rimpatrio, nonché di diverse società di servizi ad esse collegate. Le investigazioni hanno anche evidenziato come l'obiettivo eversivo consistesse nell'adottata e realizzata scelta di contrastare la politica dello Stato in materia di immigrazione attraverso l'annullamento o il maggior depotenziamento possibile della capacità ricettiva dei CPR. Quanto a Torino, in particolare, è stata contestata agli arrestati la responsabilità per episodi culminati in assalti dall'esterno con l'utilizzo bombe carta e fuochi artificiali al locale centro per i rimpatri. In occasione di tali violente azioni, l'indagato avevano concordato con gli stranieri ospitati nel CPR la consumazione di gravi danneggiamenti e incendi allo scopo di rendere inservibili la maggior parte dei moduli abitativi ivi presenti. In tale contesto, peraltro, è stato accertato l'utilizzo a opera dei rivoltosi di inneschi forniti dagli stessi indagati. Gli attentati con finalità avversive sono stati consumati mediante l'invio di 21 plichi ordigni esplosivi. 15 plichi esplosivi sono stati confezionati secondo una medesima metodologia e spediti a ditte di Torino, Bologna, Milano, Roma, ambasciate di Francia, Bari, Ravenna, tramite il servizio portale ordinario. Altri ordigni esplosivi, 6 in totale, confezionati con le stesse metodologie, hanno interessato gli uffici di Poste Italiane di Torino, Bologna e Genova. Poste Italiane è stata individuata come obiettivo degli associati in virtù del fatto che è proprietaria della società di aeronavigazione Misral Air, che dal 2011 è stata assegnataria dell'appalto ministeriale per il trasporto degli extracomunitari da rimpatriare. I manufatti erano idonei a provocare danni e lesioni a titolari dipendenti della società editte, destinatarie dei plichi e ordini, con l'intento da un lato di intimorire le vittime e dall'altro di arrecare danno allo Stato in relazione alla turbativa dell'ordine democratico costituzionale. L'operazione, in esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP di Torino, è stata completata dallo sgombro del centro sociale asilo, che costituiva da anni una delle basi operative degli arrestati. L'occupazione dell'edificio comunale e la sua trasformazione in centro sociale ad opera di componenti anarco-insurrezionaliste e torinesi risale al 30 gennaio 1995. Da oltre 24 anni, al suo interno, gli occupanti erano soliti ritrovarsi per programmare diverse iniziative che nel corso del tempo li avevano fatto assumere il ruolo di vera e propria base logistica operativa dell'associazione sovversiva investigata. Peraltro, proprio dai luoghi sgomberati, in occasione di diverse manifestazioni estemporanee, molte delle quali di carattere violento, gli anarchici erano soliti muoversi alla volta del centro cittadino, ovvero dello stesso quartiere Aurora, attuando manifestazioni non preavvisate con conseguenti gravissime criticità per l'ordine pubblico cittadino. L'operazione, coordinata dal questore di Torino, tuttora in corso, ha richiesto l'impiego di circa 300 uomini.